Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Forse è un miraggio. Beh, benvenuti. È un momento molto bello. Abbiamo la grazia di avere Padre Francesco Bamonte che, come abbiamo detto prima all'inizio della messa, ci aiuterà a capire come un nemico di Dio, molte volte vestendosi da angelo di luce, fa alcune cose e che bisogna vederlo bene in faccia, e molte volte invece molto esplicito, come ha detto giustamente durante la messa. Allora, bando alle mie ciance, ecco, passo la parola prima al padre Enzo Vitale, dei servi, padre Francesco Bamonte, che è un servo del cuore Immacolato di Maria, il loro carisma è proprio quello di Fatima. Passo la parola a lui. Ascoltiamo con le orecchie del cuore, ecco, quello che il Signore, la Vergine Maria, anche attraverso Marco Francesco, ci dice e ci aiuta sempre meglio nella nostra fede. Allora, stando seduti, in modo che abbiamo la possibilità di vedere, iniziamo questo momento che è sì un momento formativo, però ovviamente come ogni momento formativo ha sempre una valenza anche spirituale, e lo facciamo con una preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Adesso tutti insieme recitiamo la preghiera che vedete proiettata alle nostre spalle. Sotto la tua protezione e poi, siccome il padre Francesco ci parlerà anche della stazione del nemico principale di Dio, citiamo la preghiera al grande guardiano e primo servitore del nostro Signore, San Michele Arcangelo. Diciamo insieme: San Michele Arcangelo. Con la forza di Dio a sprofondare nell'inferno a Satana i grandi spiriti maligni che vagano per il mondo e per la perdizione delle anime. Molto velocemente, padre Francesco Bamonte è un sacerdote religioso del Signore dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, quindi un nostro confratello di noi che stiamo confirmando questa settimana mariana. E quella di padre Francesco, a parte le battute, è una vocazione nella vocazione. La vocazione della vocazione, perché il Signore appunto lo ha chiamato in modo particolare a portare avanti questo delicatissimo e allo stesso tempo importante ministero, quello dell'esorcismo. Lui lo ha esercitato, ha studiato tantissimo, ha pubblicato anche tantissimi diversi libri che in qualche modo attengono a questo delicato sacramentale dell'esorcistato. E a parte alcuni sacerdoti che lo hanno aiutato, poi mi si è anche formato alla scuola di un grande uomo di Dio, Don Gabriele Amort, che ci ha lasciato un po' di anni fa, e lui ha continuato quello che era il compito di Don Gabriele Amort all'interno di questa associazione internazionale degli esorcisti, che grazie all'impegno di padre Francesco, che per due mandati è stato presidente di questa associazione internazionale, è stata riconosciuta a livello pontificio e ha questo compito particolare di formazione di tutti gli esorcisti di tutto il mondo. Infatti spesso in viaggio noi siamo la stessa comunità con il padre Bamonte e con il padre Davide, siamo la comunità di Roma, e lui spesso in viaggio per tutto il mondo, parliamo dall'America, all'Asia, ultimamente dove sei stato? Cecoslovacchia, quindi Repubblica Ceca, e tutto questo per
per spiegare effettivamente ai sacerdoti, aiutare i sacerdoti a servire, perché poi quello del ministero dell'esorcistato è un servizio particolare in una situazione particolare. La chiamata, nella chiamata che dicevo, l'ha portato quindi ad approfondire anche queste tematiche di cui parlerà stasera: esoterismo, occultismo, satanismo. Lui dirà alcune cose, la maggior parte delle cose che ha studiato e ha presentato sono poi presenti nei suoi libri, trovate qualche copia anche in fondo alla chiesa. E come già accennava padre Don Ernesto prima, l'azione del demonio è un'azione particolare, e lui non vuole essere conosciuto il demonio. Il demonio gli piace stare nascosto per poter agire in incognito, facendo apparire per buono quello che buono non è. La chiacchierata di stasera, la presentazione di padre Bonotti di stasera, ci vuole aiutare appunto a cogliere questi aspetti che sono importanti nella nostra vita di tutti i giorni, e per non essere indifferenti, per non abboccare, per mettergli questa espressione, e per poter quindi poi comprendere e capire qual è il modo di agire. Quindi lo ringraziamo e lo ascoltiamo con piacere. Grazie padre Enzo, ben trovati a tutti, un caro fratello saluto a ciascuno di voi e a Don Ernesto e al compagno Don Antonio, per avermi invitato questa notte a stare con voi in questa che poi è la mia regione, la Campania, perché io sono campano, mia mamma era della provincia di Napoli, mio papà della provincia di Salerno, quindi io sono campano, quando vado in giro del mondo sono campano, oltre ad essere italiano. Bene, e allora, io ho bisogno di fare un preambolo, un'introduzione importante, perché è importante prima immergerci nella luce di Cristo, solo nella luce di Cristo possiamo poi confrontarci e sbagliare le tenebre del demonio. E quindi la prima cosa che vorrei dire è che noi dobbiamo essere fieri di essere cristiani e di essere gli eredi, i discendenti di tanti nostri fratelli e sorelle santi e martiri che hanno amato Gesù e hanno dato la propria vita per lui, non solo perché lo amavano più di se stessi, ma anche perché arrivasse insieme a noi la gloriosa civiltà che ci hanno portato da Gesù. Se il mondo accoglie Gesù, infatti l'umanità giunge al massimo livello di civiltà e alla sua piena realizzazione storica. Al contrario, se lo rifiuta, si autodistrugge. E Gesù e il cristianesimo ci avevano liberati da tutte le aberrazioni dell'antico mondo pagano e della magia. Ma oggi è in atto in maniera palese, evidente, e ve lo dimostrerò stasera in maniera proprio stringente, è in atto uno scellerato progetto di rivalutazione e di rilancio del paganesimo pre-cristiano con tutte le sue turpitudini e della magia in tutte le sue forme. Il demonio, che vorrebbe mettere nel buio profitto il mondo, si serve di coloro ai quali ha ispirato questo scellerato compito, questo scellerato progetto, sperando di prendersi la sua rivincita sul cristianesimo, che aveva spazzato via il paganesimo e la magia da lui propagati ai quattro angoli della terra. E come cristiani dobbiamo allora dire un deciso no a tutto ciò che sfregia la nostra identità cristiana, di tutto ciò che fa perdere la nostra unione con Cristo. Ogni giorno, nelle varie circostanze della nostra giornata, dobbiamo rinnovare di fronte a certe proposte che non vengono sicuramente da Dio, rinnovare le nostre promesse battesimali dicendo in cuor nostro: rinuncio a Satana, a tutte le sue opere, a tutte le sue seduzioni. Rinuncio perché il mio bene supremo è Gesù. Gesù vivo in me, Gesù vivo in noi, Gesù vivo nella società, Gesù vivo nel cuore, nel mondo. La vera luce è Gesù. I suoi insegnamenti, le sue parole, i suoi gesti sono luce che rigenera e dà vita. E i veri cristiani fanno brillare la sua luce in se stessi e nel mondo. Il cristianesimo ha indicato all'uomo il vero volto di Dio,
ha insegnato che essendo figli dello stesso Dio siamo tutti fratelli. Il cristianesimo ha così introdotto nel mondo il senso della vera fratellanza, il senso del vero amore verso il prossimo, a imitazione dell'amore di Dio che Dio nutre per gli uomini. Il cristianesimo ha condotto l'umanità alle più alte rette di spiritualità, ha inoltre introdotto nel mondo dei valori che la società pagana non riconosceva, come l'umiltà, la carità, il soccorso ai poveri e agli abbienti, la pari dignità dell'uomo e della donna. Il cristianesimo ha eliminato i giochi incoerenti che negli anfiteatri causavano la morte di migliaia di persone uccise nel corso di spettacoli feroci con condanne e finte battaglie navali e terrestri. Vedete, qui nel Colosseo si facevano queste finte battaglie, finte, cioè erano vere battaglie, dove abbattavano la gente e la gente si divertiva a vedere quelli giù su quelle navi ammazzarsi tra di loro. E così erano anche ben note le lotte tra gladiatori che morivano in mezzo al tripudio di migliaia di spettatori che godevano del sangue versato. E il cristianesimo, che ha poi anche eliminato gli orrori dei sacrifici umani offerti alle divinità, pensate che gli Incas compivano sacrifici umani di bambini, e così anche i Maya compivano terribili sacrifici umani di bambini e di adulti per sacrificarli agli dèi. È stato il cristianesimo ad abolire questi riti orrendi. È ancora il cristianesimo che ha ripudiato l'istituzione della schiavitù che in tutto il mondo antico praticava ampiamente. Quanti missionari, come ad esempio padre Daniele Comboni e tanti altri, si sono prodigati contro la schiavitù? E quanti provvedimenti concreti lungo i secoli la Chiesa ha preso contro la schiavitù? Ancora il cristianesimo che ha creato gli ospedali, ha istituito le scuole per tutti come anche le università. È il cristianesimo che ha creato il volontariato, le associazioni di carità in aiuto ai poveri e agli indigenti, i centri di aiuto alla vita e alle famiglie in difficoltà, e così anche le comunità di recupero per i tossicodipendenti. È il cristianesimo che ha prodotto anche i più grandi capolavori nell'arte, nella pittura, nella musica. Quindi chi insegna ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, che la gran parte, chi oggi dice tutto questo ai nostri giovani, che la gran parte del progresso civile, del bene e del bello della società è dovuto al cristianesimo? E ancora chi mai dice ai nostri giovani del bene enorme che tanti santi, come anche centinaia di migliaia di sacerdoti onesti, di suore, di fedeli cristiani, hanno fatto lungo i secoli e stanno facendo oggi nel mondo? Inoltre è sempre, e ora veniamo all'argomento di questa sera, è sempre il cristianesimo ad aver liberato la società dall'oppressione delle credenze, delle pratiche magiche ed esoteriche, che oggi, in seguito alla progressiva e lucida e programmata cristianizzazione della società, vengono nuovamente e rovinosamente riproposte e attuate, sino a giungere poi a quelle pratiche della magia nera e del satanismo che nella società odierna trovano sempre più terreno fertile. E allora comprendete che oggi chi vorrebbe farla finita con il cristianesimo è nemico di se stesso, è nemico del bene ed è nemico dell'umanità. E perché il cristianesimo non fa male a nessuno. Il cristianesimo è la forza che rigenera l'uomo e il mondo. Alcune lobby e potentati internazionali, guidate da una regia unica, stanno tentando di portare avanti un progetto di eliminazione della civiltà cristiana per costruire un mondo nel quale la fede in Cristo sia sostituita dall'esoterismo e dal grande tempio dell'esoterismo.
in tutti i modi, con tutti i mezzi, stanno tentando di far dimenticare alle nuove generazioni il progresso civile, morale e spirituale portato dal cristianesimo in questi ultimi 2000 anni. I ragazzi e i giovani sono bombardati da messaggi che tendono a distruggere la loro coscienza e la loro dignità di figli di Dio. E tutto ciò, con ipocrisia, viene definito conquista di civiltà. Stiamo sempre più accogliendo un'etica che invece di elevare l'umanità la sprofonda, un'etica che non è più etica in quanto non è ancorata alla verità di Cristo e che pertanto conduce alla morte spirituale delle persone, facendole muovere come degli zombie, senza più riflessione, senza alcun riferimento a Dio, alle sue parole e alle sue leggi di amore e di vera libertà. Nel libro del profeta Isaia, capitolo 5, versetto 20, Dio dice: guai a coloro che chiamano il bene male e il male bene. I criteri di riferimento per conoscere il bene dal male è Cristo Gesù e le sue parole di vita e di luce. È in Lui che l'uomo sa distinguere il bene dal male e camminare nella via della luce e della verità. Gesù ci ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Chi crede in me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Cristo è la vera luce che illumina il mondo. Senza la sua luce, l'uomo cade facilmente nella rete del falso portatore di luce, Satana, il maligno. Nella presentazione del rituale degli esorcismi, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, leggiamo: il discepolo di Cristo, alla luce del Vangelo e dell'insegnamento della Chiesa, crede che i maligni e i demoni esistono ed agiscono nella storia personale e comunitaria degli uomini. La vita del cristiano è un cammino di unione crescente con Dio in Cristo, ma tale unione comporta inevitabilmente uno scontro, una lotta contro coloro che sono i nemici spietati dell'unione di Dio con noi e in noi, cioè Satana e gli angeli ribelli al suo servizio. Un aspetto essenziale della vita cristiana è il suo svolgersi concreto come lotta non solo contro il male astratto e impersonale, e nemmeno solo contro la nostra natura umana ferita dal peccato e inclinata al male, ma come lotta continua contro Satana e gli angeli ribelli che, da esseri angelici meravigliosi quali essi erano, opponendosi a Dio e distaccandosi da Lui, si tramutarono in esseri malvagi totalmente privi di luce, di bontà e di amore. Esseri mostruosi e ripugnanti per eccellenza, che manifestano in sé il massimo dell'orrore al quale si è aggiunta una creatura che si è distaccata per sempre dal suo creatore. Da buoni per creazione che vennero cattivi per loro libera scelta, introducendo il male nell'universo creato, come dice il libro della Genesi, molto buono da Dio. Da quel momento essi cercano in tutti i modi di sovvertire l'ordine stabilito da Dio nel creato, propagando anche tra gli uomini la loro stessa rivolta contro Dio. Volendo vendicarsi di Dio, ma non potendolo fare, sapendo che noi uomini abbiamo ancora la possibilità di conseguire ciò che essi hanno perso per sempre, si prodigano con ogni astuzia e inganno per suscitare in noi la stessa separazione da Dio che loro hanno ormai deciso per sempre. La realizzazione di questo scopo è l'unico legame che pure nell'odio reciproco li unisce strettamente. Essi non aspirano altro che a trascinarci alla rovina con loro e a portarci con sé all'inferno. E questo loro progetto malvagio e nefasto, che ci viene svelato dalla Sacra Scrittura e insegnato da Gesù e dalla Chiesa, mi fu esplicitamente confermato una volta mentre stavo facendo gli esorcismi,
quando in un giorno il demonio stesso esclamò con voce perfida: lui si riferiva a Dio, vuole anime libere e sante. Io voglio anime schiave. A me interessa la volontà degli uomini. Voi potete ancora accostarvi a lui e noi non vogliamo, non dovete. Voi dovete essere come noi. Questa è la nostra vendetta su di lui. Ed egli in queste poche parole ha sintetizzato tutta la sua opera nefanta in mezzo a noi. E il demonio vedo che ha una capacità di sintesi molto, molto forte. E allora, il percorso ingrandevole per eccellenza sul quale i demoni cercano di condurre gli uomini, soprattutto ai nostri tempi, è contraddistinto dalla proposta all'uomo della autodeificazione. Cioè poter essere come Dio, ma non come Dio ci ha detto di essere come lui. Cioè tale similitudine con Dio non viene proposta nell'unico modo possibile a una creatura umana, e cioè per partecipazione in Cristo alla creazione divina, mediante il dono della grazia santificante. Ma viene proposto all'uomo come sostituzione a Dio, viene proposto mettendo se stessi al posto di Dio. E ne viene dall'epoca che Satana pure davanti all'uomo, illudendolo di potersi mettere al posto di Dio, di essere come Dio, sono molteplici. Tra di esse troviamo, e non è l'unica ovviamente, ma è una di quelle più influenti, troviamo l'esoterismo, l'occultismo e i culti satanici, mediante i quali insinua nell'uomo un vero e proprio delirio di onnipotenza. Egli si sforza di far credere che mediante le pratiche apprese attraverso i processi di iniziazione esoterica ed occultista, e peggio ancora satanista, si possa ottenere elevazione spirituale oppure poteri straordinari, autorealizzazione, liberazione, appagamento dei propri desideri e felicità. E una di queste sue proposte ingannevoli, la più allettante, che tra quelle che mette nella nostra immaginazione, è il miraggio, l'illusione di conseguire una potenzialità senza limiti, come quella di Dio. E quindi si moltiplicano nella società i cosiddetti movimenti del potenziale umano, cioè associazioni, circoli e gruppi che propongono iniziazioni mirate a introdurre in percorsi esoterici che promettono realizzazione di sé mediante conoscenze di presunte tradizioni sapienziali antichissime, contatti con forze occulte che renderebbero partecipi di poteri latenti nello spirito dell'uomo che si possono far emergere mediante certe tecniche e pratiche. Ora vi mostrerò le cose proprio della pratica tra poco, vi sto adesso facendo un po' l'introduzione che è necessaria. E quindi tutte queste cose, allora, le chiamiamo esoterismo. L'esoterismo che cos'è? È la conoscenza di tali tecniche, formule, riti e simbologie, mentre l'occultismo è il passaggio dalla semplice conoscenza all'attuazione pratica di ciò che l'esoterismo insegna. L'esoterismo è, per così dire, la teoria. L'occultismo è la pratica. L'occultismo viene definito anche con il termine magia. Al tempo odierno, soprattutto un numero crescente di adolescenti, di giovani, è affascinato irresistibilmente dalla conoscenza dell'esoterismo, ma poi dalla conoscenza vuole passare alla pratica, quindi all'occultismo, cioè sperimentare quello che l'esoterismo insegna. Rimangono abbagliati soprattutto dalla promessa di una facile acquisizione dei poteri. Si tratta di promesse molto allettanti, ma che nascondono pericoli incalcolabili. In numerosi passi della Bibbia, Dio ci dice che l'esoterismo e tutte le pratiche che da esso derivano non solo non migliorano il livello spirituale dell'uomo, ma lo deviano e lo abbassano fino a sprofondarlo nel buio più fitto.
l'esoterismo non può in alcun modo essere al servizio del bene, né essere portatore di verità, né di salvezza individuale universale e di felicità, perché è un inganno mediante il quale Satana sparge in realtà confusione, errore e infelicità. Quanta gente che è andata dai mari ha creduto di ottenere qualcosa e poi a distanza di tempo si è accorto invece che gli è stato tolto qualcosa e ha avuto dei danni, a volte anche gravi. E allora, abbiamo detto che l'occultismo si definisce anche con il termine magia, e quindi chi lo pratica viene definito anche mago. Chi è pertanto il mago? È un operatore che si prefigge un effetto o un risultato mediante vie non ordinarie, ma mediante il contatto con presunti spiriti o energie occulte, facendo uso di determinati oggetti, rituali, gesti, riti, parole, elementi naturali e formule che in se stessi non sono assolutamente in grado di produrre lo specifico effetto voluto. Se l'effetto voluto talvolta si ottiene davvero, non può che essere causato da un intervento del demonio che agisce sul mago e mediante il mago, e non certo perché gli elementi utilizzati e le parole, le formule, i gesti usati siano realmente in grado di produrre quell'effetto. Siccome però il mago ha aperto le porte al demonio, diventando suo strumento per esplicare un'azione straordinaria del demonio su persone e cose, diventa causa strumentale nelle mani del demonio. In pratica è il demonio che, mediante la libera volontà dell'uomo che coopera con lui, produce effetti che altrimenti non potrebbe conseguire. Quindi la magia è cooperazione tra l'uomo e il demonio. E quando l'uomo coopera volontariamente con il demonio, produce sempre morte e distruzione sul piano fisico, spirituale, morale, anche se paradossalmente si prefiggesse un fine buono. I cosiddetti filtri d'amore fatti da un mago sono fatti con il demonio, e quello non sarà mai amore, sarà una costrizione, una catena, e non ci sarà mai felicità tra quelle due persone. Sono molto 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 usati questi libri. Ecco perché nella Sacra Scrittura Dio ci rivela che la magia è una pratica intrinsecamente cattiva e abborrita da lui, perché ci separa da lui. Non esiste la magia bianca al servizio del bene. Per magia bianca che cosa si intende? Si intendono forme di intervento magico che presumono di ottenere scopi sia pur benefici, con il ricorso ai mezzi inadeguati che vi ho elencato in precedenza. La magia di qualsiasi colore essa sia è sempre azione e cooperazione con gli spiriti del male. Essi, gli spiriti del male, attraverso la magia portano gli uomini sotto il loro nefasto potere. Gesù ci dice: io sono luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Se Gesù è venuto a liberare l'uomo dalle tenebre, da tutto ciò che non incatena, allora è venuto a liberarci anche dall'esoterismo e da tutte le pratiche occulte che hanno origine nell'esoterismo. Vi ho fatto un po' di introduzione, adesso andiamo invece a vedere una serie di sconcertanti esempi pratici. E allora, nelle feste dello scorso Santo Natale, e cioè dal 26 dicembre, nel cuore di Venezia, a poche centinaia di metri dalla Basilica di San Marco, nel Palazzo Zaguri, centro museale privato ospitato in un edificio fattizio del XIV secolo, è stata organizzata una mostra dal titolo Esoterica Exhibition. Gli organizzatori l'hanno presentata come la prima mostra al mondo sull'esoterismo.
Questa mostra, con pannelli e documenti, reperti, produzioni scenografiche di luoghi normalmente non accessibili, intendeva permettere al grande pubblico, bambini compresi, pensate, ingresso gratuito fino a 5 anni o ridotto fra i 6 e i 12 anni, di accostarsi a questa dimensione rivolta normalmente a chi è stato iniziato ai misteri cosiddetti delle dottrine esoteriche. E ora possiamo un attimino ascoltare la pubblicità che è stata mandata su internet prima di questa mostra. Vediamo se riesco a farla partire. Allora, se no lasciamo stare. C'è l'audio, eh? Sì. No, non so se sente. Vabbè, comunque vedete, già non... Sì. Insomma, per dirvi, questa roba qui, questa robaccia qui, proposta persino ai bambini di 5 anni. No, non estendo me. Comunque, vedete un po', ma com'è possibile, si può addirittura dire che i bambini hanno ingresso gratuito di una simile robaccia? E allora, si moltiplicano anche siti internet che promuovono la magia e prolificano festival e convegni sull'esoterismo promossi con grande slancio dai loro cultori. Questa locandina che voi vedete ha riempito tutta Genova a ridosso della festa dell'Immacolata del 2022. Una donna, parodia della Santa Vergine Maria, appare vestita di nero con in grembo uno specchio magico anziché Gesù. Proporre in chiave positiva l'esoterismo e il satanismo, che sono prodotti della menzogna di Satana che vuole oscurare la verità di Dio, è un fenomeno assai preoccupante dei nostri tempi. La stregoneria, ad esempio, da sempre considerata in tutti i popoli e in tutte le culture intrinsecamente malefica, perché è un commercio con gli spiriti del male, dagli anni 50 dello scorso secolo, prendendo il nome di Wicca, ha cominciato ad essere presentata sotto un aspetto positivo, affascinante, come una religione della natura e come una promozione della donna, confondendo nelle menti e nei cuori delle nuove generazioni il concetto di bene e di male. E questa, qui c'è un gruppo di moderne cultrici della stregoneria che stanno ballando attorno al fuoco. Il fuoco che sta al centro rappresenta lo spirito che viene evocato, lo spirito maligno che viene evocato. E poi non sono sempre vestite, ma spesso sono svestite. E allora, questa promozione della stregoneria viene fatta persino da libri di scuola e da alcuni insegnanti delle scuole elementari, dove guai a parlare di Gesù e della fede cristiana e a fare una preghiera, no? Come è successo qualche tempo fa, una maestra che aveva detto un'Ave Maria in classe, a momenti la denunciavano. Allora, guai a dire un'Ave Maria, a parlare di Gesù, però si può parlare in modo positivo della stregoneria, come anche si può promuovere quella festa dell'orrore, del macabro e del demoniaco che è Halloween. Ecco, a proposito, entro il mese di settembre ho fatto proprio una ricerca a largo raggio, a 360 gradi su Halloween, e pubblicherò un volume dal titolo Il fenomeno l'oscuro fascino di Halloween, e dove dimostrerò le origini malefiche di questa festa. Un fatto inquietante
è accaduto proprio pochi giorni fa, la scorsa settimana, durante l'Eurofestival, con la partecipazione di 37 nazioni e trasmessa in tutta Europa. Quella che vedete è una vera cultrice di stregoneria e irlandese, si chiama Bendy Tag, ha affermato esplicitamente di praticare la stregoneria, anche quella del sangue, e ha fatto una performance che è stato un innegabile rito di stregoneria. La cantante è stata ammessa alla finale ed è arrivata al sesto posto. La sua canzone è una maledizione, vedete, ha fatto proprio un rito, il cerchio con le candele, il pentagramma. Il pentagramma è il cerchio all'interno del quale si inserisce un simbolo esoterico, qualunque esso sia, si chiama pentagramma. E lei al centro, mentre faceva la sua esibizione. Quindi la stessa esibizione che lei ha fatto era un rito di stregoneria che veniva trasmesso a milioni di persone in tutta Europa. E la cosa ancora più sconcertante e inquietante è che la sua canzone è una maledizione dall'inizio alla fine, una maledizione fondata su una frase di maledizione autentica che non ripeto, presente nella saga di Harry Potter, una formula le cui origini risalgono a migliaia di anni fa e che in lingua aramaica significa distruggere. Quindi la cantante poi ha anche affermato tranquillamente, candidamente, diciamo tra virgolette, che quando vede un cartone animato si sente sempre vicina ai personaggi malvagi. C'è stata un'altra cantante, sempre all'Eurofestival, proveniente dalla Slovenia, vabbè, questa è quella, sempre quella di prima, con la quale anche essa messa in finale e si è presentata anche lei come promotrice della stregoneria. E allora, tutto questo tragico e malefico bombardamento esoterico non fa che favorire sempre più nella società odierna l'industria della magia. Oggi, come nel passato, molti si affidano a maghi, cartomanti, astrologi, medium, fattucchieri e fattucchiere, cercando da essi la facile soluzione ai problemi della vita o persino il male degli altri. Uno degli aspetti anche più ossessivi, più significativi e caratteristici dell'esoterismo è costituito dal suo modo ossessivo e rituale nello stesso tempo di rapportarsi al sesso, che viene visto come il mezzo necessario per eccellenza per impadronirsi di grandi energie occulte da impiegare per gli scopi che il mago o il caposetta di turno intende raggiungere. Dal sesso esercitato esotericamente derivano tutte le aberrazioni dei sacrifici rituali anche umani e del satanismo. Si consideri l'estrema facilità con cui i minori possono accedere tramite smartphone e internet al deleterio mercato della pornografia, ma pochi sanno che questo mercato in gran parte è ideato e gestito da persone che più delle volte sono strettamente legate al mondo dell'occultismo e del satanismo. Giungono inoltre con frequenza notizie di ragazzini ricoverati per disturbi comportamentali sopraggiunti dopo aver fatto sedute spiritiche e altri ragazzini che i genitori hanno dovuto portare dagli esorcisti. Ha fatto molto rumore nei mesi scorsi sulla stampa la notizia che in Colombia hanno dovuto ricoverare in urgenza un'intera classe di 27 ragazze dopo aver fatto una seduta spiritica nella scuola. Le ragazze sono state colte da sferimento, ansia e altri sintomi dopo aver evocato presunte anime di defunti. Sempre in Colombia, lo scorso novembre, un altro gruppo di adolescenti di un istituto tecnico agrario ha subito danni dopo una seduta spiritica.
gli insegnanti hanno trovato 11 studenti tra i 13 e i 17 anni, alcuni che vomitavano, altri che accusavano violenti dolori addominali e spasmi muscolari e altri svenuti in un corridoio. Ecco, e allora chi sono? Chi sono quelli che conducono i ragazzi in questi baracchi? Adulti senza scrupoli come quelli che hanno prodotto nel 2014 il film Ouija. Che cos'è la Ouija? È la tavoletta che vedete inventata negli Stati Uniti che viene usata per fare sedute spiritiche. Dopo la proiezione nelle sale cinematografiche di quel film orribile in cui i protagonisti sono dei ragazzi, questa è la locandina del film, dei ragazzi che fanno sedute spiritiche, per un anno intero, e cioè per tutto il 2015, l'oggetto, il regalo, il gioco più venduto su Amazon è stata la tavoletta Ouija. Attraverso quel film milioni di adolescenti si sono incuriositi e convinti di potersi veramente mettere in contatto con i defunti mediante questo oggetto. Lo acquistarono, eccolo qui, e cominciarono a fare sedute spiritiche con i loro amici e le conseguenze furono disastrose. E i profondi danni che quotidianamente devono cercare di sanare i sacerdoti che hanno ricevuto dalla Chiesa il Ministero dell'Esorcismo sono la testimonianza palese che nel mondo della magia non tutto è solo imbroglio. Può esserci talvolta in tali pratiche un intervento straordinario del demonio che può provocare sulle persone fenomeni di vessazione, ossessione o possessione diabolica e sui luoghi fenomeni di infestazione diabolica. Chi poi volesse, qui non ce l'ho questo libro, comunque chi volesse poi lo può chiedere sempre alle librerie, approfondire tutto il problema dello spiritismo alla luce della fede cristiana. Ecco, io ho pubblicato alcuni anni fa questo volume, I danni dello spiritismo, l'azione occulta del maligno nelle presunte comunicazioni con l'aldilà. Altri mezzi con cui vengono gli adolescenti e i giovani indottrinati all'esoterismo li troviamo nella moda sempre più diffusa sul mercato di magliette con simboli e immagini che riconducono all'esoterismo e al satanismo. Ognuno di quei simboli e di quelle immagini tetre e lugubre vanno al di là delle semplici immagini perché hanno un significato indirizzato a proporre una visione della vita legata a queste realtà oscure. È un tipo di abbigliamento di cui gli adolescenti, alcuni adolescenti e giovani nemmeno conoscono il significato talvolta, però inverosimilmente si sentono da essi attratti, gli piace. Altri adolescenti e giovani però conoscono il significato di quelle simbologie e di quelle immagini e vogliono portarle su di sé per identificarsi con quello che esse significano. La simbologia in questa guerra culturale contro il cristianesimo è essenziale e fondamentale. Ovunque simboli esoterici, teschi e piramidi con occhi onnivergenti, pentacoli e numerose croci rovesciate, anche il numero 666, che è il numero biblico della grande bestia satanica descritta nel libro dell'Apocalisse. Quindi qualcuno vuole spingere oggi le nuove generazioni a cogliere questa simbologia, a farla nostra, a farne tradizione popolare o di massa e a darne ampia diffusione possibile. Altro segnale d'allarme è farsi tatuare, ancora altre simbologie, ecco, farsi tatuare con immagini, simbologie esoteriche e diaboliche. Ecco, qui vediamo alcune di queste simbologie su questo noto cantante, le croci rovesciate. Questo cantante è molto famoso. Ecco,
e chiaramente ha sul suo corpo, e bisogna metterlo dalla parte sinistra. Perché dalla parte sinistra? Soprattutto perché è la parte del cuore, no? Quindi la figura del serpente e del diavolo dalla parte del braccio sinistro. Poi ancora abbiamo anche su internet una presenza impressionante di videogiochi commerciali le cui tematiche sono intrattenimenti virtuali per i più piccoli, il cui tema è la ribellione contro Dio, gli impersonali al turno personaggi che vengono posseduti dal diavolo, o impersonali gli stessi demoni che li possiedono, o anche personaggi che hanno fatto un patto con il diavolo. La stessa possessione viene presentata ingannevolmente come un potere speciale per diventare un superuomo e risolvere ogni problema o ostacolo. Su questa strada scellerata si è messa purtroppo da anni anche la New Disney, che da tempo inserisce messaggi subliminali a sfondo satanico e sessuale nei suoi prodotti per i bambini. Vi presento l'ultimo esempio, talmente palese che solo a un ingenuo può sfuggire. Si tratta di una serie di cartoni animati che si intitolano Little Demon. La semplice descrizione che ne fa la Disney risulta già quanto seria, e perché quando si visionano i trailer qualcosa di perverso e di contorto predomina le scene. Il caos si sostituisce a quello che dovrebbe essere una trama, e scene di nudo si alternano ad altre di raccapricciante violenza con espressioni di questo tipo: andiamo a bollire alcuni bambini mentre le loro teste sono ancora morbide. Ecco la schermata iniziale, come vedete qui. Guardate bene, accorgerete che nello sfondo c'è qualcosa. Dietro si intravede la testa di una figura, sapete che cos'è? Eccolo qua, si chiama Baphomet, che nel mondo dell'esoterismo è molto celebre. Il Baphomet è un'immagine mostruosa, inquietante e ripugnante in quanto umano, androgino e animale, che ha nel medesimo tempo fattezze di uomo e di donna e fattezze di animale, dotato di volto e piedi di capo e di due ali neri di pistrello. Il Baphomet intende racchiudere in una mirabile e profonda sintesi simbolica tutti i principi dell'esoterismo. La sua immagine negli ambienti esoterici è diffusamente utilizzata ed è adorata come un dio. Viene usata anche dai satanisti, i quali la pongono davanti all'altare rituale durante la celebrazione della cosiddetta messa nera. Ebbene, nello sfondo dietro al titolo di questo cartone animato si intravede appunto la testa una figura di un Baphomet. Vengono poi all'interno di questi cartoni animati descritti rituali occulti e sacrifici di sangue in chiave divertente e attraente. Per non parlare poi del simbolo della... hanno fatto anche una statua negli Stati Uniti e vedete, ci hanno messo due bambini accanto che lo guardano non spaventati, ma estatici, quasi con uno sguardo di amore. E addirittura hanno fatto le bambole. Questa nota azienda di bambole ha persino fatto la bambola del Baphomet. Poi, per non parlare sempre all'interno di questi cartoni animati della Walt Disney, di un simbolo proprio del satanismo che compare in diverse scene: la Trinità Empia con una croce rovesciata. Un altro fatto simile recente è una serie animata negli Stati Uniti dal titolo Heads in Hotel, pubblicato in streaming da Amazon Prime Video. E allora, questa serie parla di Charlie, definita principessa dell'inferno, stella del mattino, figlia di Lucifero e di Lili, che si pone l'obiettivo di portare di gestire un hotel per ospitare e riabilitare i demoni e le anime dannate che popolano l'inferno.
per far uscire le reni e accettarli per il paradiso. Questo cartone animato, nonostante venga presentato come una commedia musicale nera e drammatica, vietata ai minori, viene invece guardato da molti minori, tra cui bambini e adolescenti, e ha su di loro una particolare influenza emotiva. Sono stati segnalati già vari esorcisti bambini che hanno cominciato ad avere visioni del demonio e a sentire l'impulso a commettere atti violenti su se stessi e sugli altri dopo la visione di questi cartoni. Un altro esempio, l'1 giugno 2016, c'è stata l'inaugurazione del tunnel ferroviario del Concavo che unisce Francia, Svizzera, Italia e Germania. È stato realizzato un grande spettacolo che in realtà è stato un grande rito occulto colmo di segni e simboli esoterici e altri manifestamente satanici. Lo spettacolo è stato una rappresentazione cupa, angosciante, sconcertante, che inneggiava il demonio come padrone del mondo. È iniziato con un essere demoniaco, quello che vedete lì sulla slide, che uccide 5 operai. Poi è proseguito con la comparsa in scena del grande caprone del Sappa delle Streghe, che è stato l'interprete principale dello spettacolo. Davanti a lui tutti gli attori dello spettacolo si inchinavano. Il caprone rappresentava l'uomo capra del Sappa delle Streghe, dipinto nel 1821 da Francisco Goya. In quel dipinto il diavolo è rappresentato come un capro con atteggiamento da uomo, attorniato da una congrega di streghe, alcune delle quali gli offrono un bambino in sacrificio. Lo spettacolo è stato senza dubbio un grande omaggio al principe delle tenebre che vuole vedere tutto il rito, che chi vuole vedere tutto il rito come si è svolto, vada su YouTube e scriva inaugurazione e cerimonia di apertura del tunnel del San Gottardo. Un altro fenomeno gravissimo, direttamente collegato all'esoterismo, all'occultismo e al satanismo che stiamo assistendo dalla fine degli anni 60 dello scorso secolo, è quello di indurre le nuove generazioni da parte di personaggi del mondo dello spettacolo a dissacrare, oltraggiare sempre più apertamente la fede e i simboli cristiani. La dissacrazione è praticata non tanto per ironizzare sulla fede cristiana, ma con il fine di propiziarsi maggiormente generiche e impersonali forze o energie anticristiane o il diavolo stesso. Non ve lo faccio sentire perché quando faccio queste conferenze in una sala faccio sentire, ma qui no, siamo in una chiesa, ebbene questa cantante, la cantatrice, nel 2020 al Festival di Sanremo ha invocato 5 volte Satana. L'anno dopo, sempre a Sanremo, ecco, blasfemia aperta, scudorata nei confronti della fede e dei simboli cristiani da parte di questo cantante. E poi vedete, c'aveva il Sacro Cuore di Gesù infilato in un dito, poi c'è la finta di sanguinare dagli occhi, finge di avere l'anima di sangue, e poi questo altro attore che ben conoscete giunge a mettersi la corona di spine di Gesù alla testa e a prendere in giro tutti quelli che stavano lì a dissacrare i simboli della nostra fede cristiana. Come se non bastasse, l'anno dopo, Sanremo 2022, aperta la dissacrazione del battesimo da parte dello stesso cantante dell'anno precedente. Questo gruppo di cantanti che è stato lanciato alla grande, che voi conoscete,
e la, questa ragazza del gruppo distacca, l'ho messo sul suo profilo Facebook, distacca in modo fortemente blasfemo la Santissima Trinità e la Vergine Maria. Quindi si mette una croce sul petto e poi si mette un reggimento dove scrive da una parte il padre in inglese, dalla parte il figlio e poi sulla parte bassa, perché le mutande, c'è scritto Spirito Santo per dissacrare la virginità della Vergine di Maria Vergine. Questi sono i modelli dei nostri giorni. Questo noto cantante è stato molto noto, adesso non so più se lo è, e ha dichiarato tranquillamente e apertamente di aver venduto l'anima al diavolo e lo ha scritto in questo libro che ha pubblicato e vedete porta una felpa e su questa felpa ci sono simboli esoterici e occulti. Il pentalfa a sinistra, la stella a 5 punte in un centro, poi al centro il sentito di Lucifero, a destra il 666, a sinistra in basso il simbolo della chiesa di Satana e a destra l'occhio che tutto vede, che certamente non è l'occhio di Dio, è altro occhio. Nel gennaio del 2019 questo attore americano, Christian Bell, vincitore del premio Golden Globe per il ruolo ricoperto nel film Dice Duomo Ombra, ha ringraziato quando ha vinto il premio, non Dio, ma ha ringraziato davanti a tutti Satana per averlo ispirato nell'interpretazione di Dick Cheney, l'ex vicepresidente degli Stati Uniti durante l'amministrazione Bush. Al rapper, al cui concerto a Corinaldo alcuni anni fa, qualche minuto prima del suo arrivo, sono morti schiacciati 6 ragazzi. Appena tornato in scena, 2 stati fa, lancia la sua nuova canzone dal titolo Lucifero, che è un'esaltazione e una celebrazione della pornografia. Nel 2010, questa nota cantante americana, durante uno spettacolo musicale, si veste da suora, ingoia un rosario e mette in scena balletti blasfemi. Questa cantante, che ha preso il nome appunto della Vergine Maria, americana, la vediamo durante uno spettacolo nel quale salta figure diaboliche. Recentemente, in Brasile, sulla spiaggia di Copacabana ha celebrato, e qui c'ho l'immagine, ma ecco, ha celebrato il suo ultimo grande spettacolo blasfemo nei confronti della fede cristiana, con vestita così, come vedete, e aveva sempre un rosario stretto tra le mani. I giornali parlano di un pubblico di 1.600.000 persone che avrebbero popolato la spiaggia. Lo spettacolo, notate bene, è stato, e qui le croci sagrate, lo spettacolo è stato presentato gratuitamente, sapendo che il popolo brasiliano è molto povero e non avrebbe potuto permettersi di pagare il biglietto. E allora, pur di provare la grande soddisfazione di portare in Brasile uno spettacolo blasfemo, lo hanno fatto gratuitamente. Il che dimostra chiaramente che il fine principale di questi spettacoli non è il guadagno, ma distruggere il tessuto cristiano della società. Un altro fenomeno devastante da segnalare è quello della soggezione diabolica volontaria, che è una deliberata offerta di tutto se stessi, anima e corpo, al demonio. E ciò può instaurare tra una persona e Satana una dipendenza morale e spirituale tremenda, perché la persona stessa che con la sua volontà si consacra a lui. E quanto di più drammatico una persona possa fare. E così si consegna nelle mani di qualcuno che si finge benefattore, si finge tuo amico, ma non vede l'ora di distruggerti.
quando facciamo gli esorcismi, il demonio stesso definisce stupidi i suoi seguaci. Però a loro non glielo dice, a noi sì. E allora, e così noi abbiamo appunto quello che è l'atto più drammatico che un uomo possa fare. E abbiamo persino insospettabili professionisti che, convinti falsamente di potenziare con il suo aiuto i propri affari commerciali e rafforzare le loro attività professionali e di imprenditori, si radunano nelle ore notturne, talvolta persino nelle proprie aziende, per rituale, per realizzare rituali satanici. Abbiamo anche gruppi di criminali che vendono l'anima al diavolo alla ricerca ossessiva di contatto con lui per farne quello che loro credono il proprio protettore, oppure viene cercato come dispensatore di quel potere che dovrebbe rendere invulnerabili. Abbiamo giovani che nelle università vengono avvicinati a certi cerimoniali in onore del demonio. Quanti di loro purtroppo hanno subito conseguenze rovinose dopo essere stati invitati a questi cerimoniali? Racconta un giovane che da un suo amico gli fu proposto di andare in un luogo dove proprio quella notte una setta satanica si riuniva. La cosa, invece di spaventarlo, lo incuriosì, e questa curiosità fu da solo io, e accettò. Arrivati al luogo del raduno, fu presentato dal suo amico al capo della setta, il quale spiegò a tutti cosa dovevano fare e soprattutto cosa durante il rito avrebbero dovuto chiedere. Entrarono e si trovarono in una piccola stanza semibuia e gli dide cose, lui dice, che non avrebbe dovuto vedere. Da quella sera la sua vita diventò un inferno. Bestemmiava da mattina a sera, sentiva voci che lo spingevano al suicidio e all'omicidio, provava odio e repulsione nei confronti di Dio e tutto ciò che sa. Ci fu bisogno di tanti esorcismi per liberarlo dai tormenti che sperimentava. Un altro fatto grave che è accaduto, ecco, questo è uno degli altari di come li preparano loro, ovviamente il crocifisso sempre rovesciato, la stella a 5 punte con la punta rivolta in basso nel cerchio. Un altro fatto, indice di questo tragico sdoganamento del demonio, è accaduto in America, dove si è organizzato il cosiddetto Tempio di Satana, un'associazione che include conferenze, tavole rotonde e momenti di intrattenimento su tematiche aberranti finalizzate a corrompere la società. Questo era il deviante che hanno diffuso per pubblicizzare l'evento. Il vescovo della diocesi invitò a vigilare in maniera speciale il tabernacolo delle chiese tutto il mese di aprile e al momento della distribuzione dell'Eucaristia e a pregare San Michele Arcangelo. Adesso due esempi sconcertanti. Un ragazzino di 14 anni e un altro di 16 anni. Due genitori, uno dei quali il papà era anche catechista, sconcertati, trovarono sotto il letto del figlio di 14 anni un teschio, un vero teschio e un'ostia del Vangelo che aveva nella sua stanza. I genitori fecero indagini accurate e scoprirono che il ragazzo tramite internet era entrato in contatto con una realtà associativa iscritta civilmente al tribunale come associazione satanica. Il testo e l'ostia che erano stati forniti a quell'associazione insieme alle indicazioni di una vera e propria iniziazione al satanismo. Un altro fatto analogo recentissimo è questo, mi è stato segnalato da un esorcista un mese fa. Due genitori allarmati lo hanno contattato perché hanno trovato nello zainetto del figlio di 16 anni
un quaderno pieno di simboli satanici molto ben disegnati e anche di consacrazione personale e preghiere di volte a Satana. Vediamo se riesco a farlo partire. Non andiamo più. Ecco, vedete come l'ha sistemato bene il suo quaderno. I simboli come li ha fatti con precisione. Ecco, e poi tutta questa serie di simboli satanici. Ecco, questa è anche il simbolo della Chiesa di Satana, il sigillo di Lucifero, la croce rovesciata. Inizia tutta una serie di preghiere che confronta le nostre preghiere alla Madonna e a Gesù. Queste sono ancora più piene di enfasi, di amore, di devozione al demonio, da sconcertante, un ragazzo di 16 anni. Possiamo fermarlo e mandare avanti. No, adesso andiamo avanti. Ecco. In America hanno proposto ai bambini ai bambini tra i 5 e i 10 anni questo libro in cui si insegna a evocare i demoni. Sarebbe un po' lungo adesso spiegare tutto, ma perfino hanno messo i cosiddetti sigilli, vedete quel simbolo a sinistra, sono i cosiddetti sigilli, veri sigilli, cioè che vengono usati dal mondo dell'occulto per evocare i demoni. E quindi sono adattati ai bambini. Davvero tragico, e nessuno si oppone a questa mostruosità. Vedete? Insegnare ai bambini i simboli per contattare i demoni. E il satanismo è il punto abissale toccato dal esoterismo e nelle sue diverse correnti, sempre caratterizzato da principi che affermano la sopraffazione della persona, della sua dignità e della sua autonomia. E pertanto chi entra in questi ambienti è certamente soggetto a comportamenti lesivi e distruttivi della dignità umana. Basti pensare che chi vuole fare il proprio ingresso in una setta satanica, prima di essere definitivamente accettato, deve superare varie prove caratterizzate da azioni progressivamente sempre più abiette e perfide nei confronti degli altri che i capi gli indicano di volta in volta. Quindi l'affermazione che alcuni fanno, secondo la quale se chi entra in questi ambienti non commette dei reati, sono liberi di svolgere i loro riti, ed è tutto fuorviante, perché è insito nel satanismo commettere azioni tutte e malvagie. Questo è un altro simbolo di un movimento satanista che sta andando adesso purtroppo molto tra i giovani, che parte dagli Stati Uniti, un movimento che si chiama The Joy of Satan, quindi una vera menzogna. Satana non porta gioia. E tutto questo fenomeno purtroppo viene promosso già dagli anni 60 dello scorso secolo dai ragazzi e i giovani, dove vengono favoriti ed esaltati, come abbiamo visto, dei cantanti, gruppi musicali che esortano non all'armonia, alla pace tra i popoli, alla fraternità, alla bontà, ma che cosa? Al consumo di droghe che rende i giovani come dei zombie, alla ribellione verso tutto e tutti, all'uso disordinato della sessualità, alla pornografia, all'omicidio, al suicidio, alla necrofilia, alla bestemmia, all'avversione, all'odio sempre più crescente verso la fede cristiana, verso tutto ciò che è cristiano. Ai nostri tempi, persone collocate ai punti alti della società, nelle stanze del potere, si presentano ipocritamente come garanti di un sano laicismo, mentre in realtà praticano e promuovono l'esoterismo e il satanismo. E allora, vengo a concludere, e allora la carrellata che vi ho presentato fin qui, questo è il primo video del 2023, un gruppo di
realtà di via la valenza dell'inizio sono a Padova si sono esibiti. E allora la carrellata che rappresentarci qui, sebbene ampia, è solo una minima parte di quello di cui avrei potuto parlare, e dimostra in modo innegabile che è in corso un attacco al cristianesimo senza precedenti e con modalità nuove, perché non avviene attraverso la persecuzione fisica come tante volte è accaduto nel passato, ma attraverso il bombardamento di pensieri e di stili di vita anticristiani tra le nuove generazioni, sino a giungere all'inganno supremo, alla perversione assoluta, che è mostrare loro come buono e positivo e portatore addirittura di gioia, quando lui porta solo dolore, sofferenza e distruzione, quell'essere che da quando esiste il mondo, in tutte le culture, in tutte le religioni, è sempre stato conosciuto e temuto come l'origine e l'autore del male, nemico di Dio, nemico dell'uomo, nemico dell'umanità. E allora questo drammatico ribaltamento di valori denota chiaramente un accecamento spirituale molto grande nel mondo attuale. I nostri bambini, i nostri adolescenti sono pertanto sempre più a rischio, perché il pascolo dove essi si nutrono sono appunto queste immagini, queste esperienze che produrranno i loro pensieri e di conseguenza le loro azioni. Bisogna quindi difenderli, perché una volta che essi vengono agganciati da questo mondo è come se venissero catturati da un vortice che trascina sempre più a fondo, isolandoli dalla realtà, staccandoli dalla famiglia e da relazioni serene e sane. Dobbiamo chiedere al Signore il dono della pace innanzitutto e dell'unità nelle famiglie, che scaturisce innanzitutto dall'amore vero dei coniugi fra di loro e manifestato ai figli. Sappiamo che gli adolescenti crescono bene se ci sono dei modelli sani, dei valori veri e dei maestri autentici. E quando questo mondo invece che cosa sta proponendo loro? Lo abbiamo visto. Se essi non trovano modelli sani, valori veri e maestri autentici nei loro genitori, nei loro insegnanti, nei santi sacerdoti e suore, e in coloro con cui entrano in contatto nella loro fanciullezza e nella loro adolescenza, allora saranno sempre più vulnerabili nei confronti di tutti quei personaggi che diffondono i messaggi distruttivi che vi ho illustrato questa sera. Solo famiglie veramente cristiane possono salvare gli adolescenti da questo progetto malefico in atto, famiglie nelle quali al centro c'è l'incontro quotidiano con Gesù e il suo amore. E è compito dei genitori proteggere non solo la vita fisica dei figli, ma anche la vita morale e spirituale. Solo suscitando nei propri figli un amore e un fascino trascinante per Cristo e la sua madre possono sottrarli alle trame del diavolo, il quale ce la mette tutta per distruggere l'uomo, e al tempo odierno, attraverso i mass media, attraverso internet, distribuisce pensieri quasi irresistibili per i bambini e gli adolescenti. È fondamentale che nelle famiglie gli adulti aiutino gli adolescenti, non tanto con le domande ricorrenti che fanno in genere i genitori: cosa vuoi, decidi tu quello che senti, come è andata a scuola, eccetera, senza poi ascoltarli mai veramente e rimanendo poi sorpresi quando nascono le incomprensioni e le impossibilità di comunicare con loro, magari affermando: ma come, gli abbiamo dato tutto e non ha funzionato, non pensavamo noi. È importantissimo ovviamente amare molto i propri figli e creare le condizioni che favoriscono in essi l'apertura del loro cuore ai propri genitori, affinché i figli raccontino di sé tutto, ed è fondamentale che i genitori aiutino i propri figli sapendoli ascoltare e aiutandoli a distinguere il bene dal male, perché scelgano sempre il bene nel quale si trova la vera felicità che si cercano.
Il bene, come sappiamo, abita nella bontà, nella carità, nella generosità, nell'altruismo, nella solidarietà. I giovani assaporano la vera gioia soltanto se aiutati a non chiudersi in se stessi, a vincere l'egoismo e a incamminarsi nella via del dono, spendendosi per gli altri. Solo così possiamo sottrarli al mondo infernale che alcuni oggi vogliono imporre loro. E allora, a termine di questa relazione, mi preme sottolineare che quanto abbiamo ascoltato e visto questa sera non deve essere assolutamente motivo di sgomento, perché noi siamo Cristo e Lui è sempre con noi. E noi dobbiamo essere fieri di essere cristiani. Nel libro dell'Apocalisse è scritto il parossismo della lotta che Satana scatenerà negli ultimi tempi contro i cristiani, tanto che con il volgere dei secoli, secondo la Sacra Scrittura, non sembra doversi aspettare una diminuzione, bensì un intensificarsi degli attacchi di Satana, come del suo apparente successo contro il regno di Dio sulla terra. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 677, ci dice: il regno di Dio non si compirà attraverso un trionfo storico della Chiesa secondo un progresso ascendente, ma attraverso una vittoria di Dio sullo scatenarsi ultimo del male, che farà discendere dal cielo la Gerusalemme nuova. Il trionfo di Dio sulla rivolta del male prenderà la forma dell'ultimo giudizio dopo l'ultimo suo movimento cosmico in questo mondo che passa. Non dobbiamo dunque temere. Finché staremo con Gesù e con la Madonna, noi staremo dalla parte dei sicuri vincitori. Giungerà infatti il giorno e l'ora del supremo intervento dall'alto, che vedrà il regno di Dio trionfare per sempre sull'impero di Satana. L'importante è che noi, in questa quotidiana battaglia, noi stiamo stretti unitamente a Gesù, e la via più facile per tenerci strettamente uniti a Lui è la Vergine Maria. Il suo cuore è immacolato. Ricordiamoci che Dio vuole essere cercato, amato e servito attraverso la nostra unione con il cuore di sua madre. Come Lui è venuto nel mondo attraverso di lei, rendendola partecipe della vittoria contro Satana, così vuole venire nel nostro cuore e nella società attraverso di lei e con lei. E allora, perché la Madonna possa servirsi di noi per far trionfare Cristo dentro di noi e Cristo nella società, istruiamoci sul vero significato della consacrazione alla Madonna e viviamo questa consacrazione a lei, e lei potrà servirsi di noi per strappare tante anime a Satana, a gloria di Dio. E ho concluso con, le porte dell'inferno non prevarranno. Preghiamo il rosario per il trionfo del cuore immacolato di Maria Santa. Ringraziamo Padre Francesco, ma allo stesso tempo però io, permettetemi, anche mentre ascoltavo venivano in mente un po' di cose, ma io vorrei ringraziare anche voi che stasera siete qui fino a quest'ora, perché vedete, tutto quello che Padre Francesco ci ha presentato questa sera, tutto comunque di ricerche, di studi, di approfondimenti, eccetera, serve nella misura in cui c'è qualcuno che è interessato ad ascoltare, ad approfondire, a non essere superficiali. Io ho presentato per esempio un evento che passa come culturale, ma bisognerebbe vedere se effettivamente è così, perché ogni anno c'è in Italia Festa di Sanremo, dove però avete visto può diventare occasione di possibilità di veicolare messaggi non positivi, non edificanti, non opportuni, questo per dirne una. Però questo si può capire soltanto se c'è formazione.
Mi viene in mente un'altra cosa molto importante, tra voi ci siete genitori, ci siete nonni, zii, quanto è importante vigilare su quello che i bambini imparano a scuola. Sempre chiedere ai bambini, non come è andata a scuola perché la risposta è bene, ma chiedere piuttosto cosa hai imparato oggi. Perché avete visto, purtroppo chi realizza questo tipo di servizio, lo voglio definire così, sa benissimo che deve cominciare dai bambini, quella serie inguardabile. Purtroppo io ho visto alcune scene che in parte mi è stato chiesto di recensirla. Guardate, è di una solidità pazzesca, e pure di volte ai bambini presentata come tale. Questo ci deve far molto pensare. Noi questi giorni stiamo parlando di Fatima, forse lo dicevamo ieri, l'altro ieri, non ricordo, che la Madonna, il giorno 13 lo dicevamo, la Madonna dice a Lucia, se chi era presente ricorderà, dice a Lucia che devi imparare a leggere, imparare a scrivere, imparare a scrivere. Ma perché? Perché fare la morte, dicevo prima, ha scritto dei libri per trasferire quello che lui ha studiato, però se noi non ci formiamo, bella l'immagine anche alla fine del Catechismo della Chiesa Cattolica, dove c'è il riassunto di tutto quello che è vero e la condanna di quello che è male. Allora noi dobbiamo, da questo punto di vista, impegnarci tutti, seriamente, sempre a porci una domanda su tutto quello che ci viene presentato, soprattutto attraverso la televisione. Quindi ringraziamo ancora per Francesco, perché appunto ci ha permesso questa sera di approfondire questi delicatissimi e importantissimi argomenti. E sicuramente, ancora è tardi, non so se Don Ernesto vuole aggiungere qualcosa, commentare, prima di salutarci con una preghiera. No, volevo ringraziare Francesco, però mi rendo conto che oggi come oggi è facile e fare emozionale, che si vive di emozioni, però il bambino, adesso si sta parlando molto di bambino, che è una tavola rasa, viene scritto tanto sopra, però la famiglia è importante. Che è come un quaderno bianco, male se non c'è la famiglia che scrive valori positivi, valori cristiani, evangelici, ci sono altri che scrivono. Ecco, prendendo un po' a prestito le tue parole, ecco, non come sei andato, ma cosa hai imparato, e vedere e girare su questo quaderno che cosa sta scritto, perché adesso se ci fate caso, oggi le emozioni vanno avanti, che poi siano emozioni negative, va bene, perché si vive le emozioni, e purtroppo poi quell'emozione ha male, alla curiosità del vedere, del capire, e se non c'è la famiglia o comunque persone che vogliono il vero bene, ci ritroviamo che la curiosità, l'emozione può diventare, oso dire una parola un po' forte, disumani. E allora ecco, ringraziamo Padre Francesco perché ci ha fatto cogliere il senso della famiglia e tutti quanti noi cristiani che dobbiamo vigilare sui germogli di questa società. Grazie Padre. Allora, adesso volevo ricordare che noi continueremo ancora nei prossimi giorni ad approfondire, a capire sempre di più quello che la Madonna ci ha detto a Fatima. Domani sera avremo un altro ospite non gradito. La messa di ore 19 sarà celebrata da Padre Luigi Luciano, che è il segretario generale del nostro istituto, ma in particolare il presidente della famiglia del Cuore Immacolato di Maria, alle ore 19. La sera poi alle 21 avremo il rosario meditato, pregheremo in modo particolare per le famiglie. Stiamo facendo tutto, abbiamo gioito con un concerto, stiamo approfondendo culturalmente, stiamo pregando, facciamo tutto, vogliamo non farci mancare nulla.
Sabato sera abbiamo anche un'altra bella testimonianza, quella di Claudio Conte. Venerdì sera abbiamo la testimonianza di Don Maurizio Pallicello, che ci introdurrà al tema della legalità. Sarà la giornata nazionale della legalità, poi sarà il 3 maggio. Noi ascolteremo appunto questo venerdì fino a chiudere poi la settimana sabato. Però io ci tengo a ricordare anche un altro appuntamento importantissimo. Fare un po' trascurato, la mattina i bambini. Noi abbiamo avuto il primo giorno meno 10 bambini, poi sono aumentati, il terzo giorno sono aumentati, prima di andare a scuola sono le sole qui tutte le mattine, stamattina erano per una ventina, poco meno, i bambini che hanno fatto il loro momento con le sole, e questo è importante, proprio perché abbiamo parlato di educazione, quindi passare da qui dalla chiesa per questo momento prima di andare via. Adesso ci mettiamo appunto già con i nostri stessi piedi, ci mettiamo tutti in piedi e presentando ognuno di noi personalmente le sue intenzioni al Signore. E siccome comunque l'ora è anche tarda, sono già le 13:30, e facciamo un brevissimo momento di silenzio, di preghiera, in cui ognuno di noi ricorda quelle che sono le sue intenzioni più personali, diciamo una preghiera, e poi chiediamo al Padre Francesco Pamodo di benedire tutte queste intenzioni, queste nostre intenzioni, per intercessione del cuore immacolato di Maria, che stiamo celebrando questa settimana mariana. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo di essere figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e crescenti, salve di Dio. Dolce tu, bravura nostra, mi dolce a tutti gli occhi, tuoi esistenti gloriosi, e vostro è il nostro, vostro figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, offerente di acqua dolce e di Maria. Per intercessione di Nostra Signora di Fatima, il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Vi mostri il suo volto e abbia di voi misericordia. Volga il suo sguardo su di voi e sui vostri cari e vi dia pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Pace e bene, e buona notte.